No, è la risposta che riceve un ex malato oncologico alla richiesta per un mutuo, un finanziamento, un'adozione. Risposta negativa anche per partecipare ai concorsi pubblici. Praticamente la vita di queste persone viene come messa in stand-by, senza la possibilità di guardare al futuro. Almeno era così fino a ieri. Proprio alla fine del 2023 il Parlamento italiano ha dato il via alla legge sull'oblio oncologico. Sì, perché dopo circa 10 anni, anche meno se sei giovane, dalla vittoria su quello che viene definito il male dei nostri tempi, si torna nella condizione di normalità. Insomma, si hanno le stesse probabilità di riammalarsi di chiunque altro. Ogni limitazione in questo contesto appare un'ingiustizia. Oggi c'è una legge che definisce tutto questo, la 193 del 2023, approvata con il consenso di tutte le forze politiche. Entro 6 mesi le modalità di attuazione. Approfondisci su Focus Sicilia.